Nella lezione precedente abbiamo illustrato gli accordi di quinta diminuita e ora vediamo invece gli accordi di quinta eccedente. Esempio, Re con la quinta eccedente. L'accordo di Re quinta eccedente dobbiamo posizionare le dita in questo modo. Sulla prima corda, al secondo tasto, col secondo dito, premiamo il Fa diesis. Il terzo dito premerà il terzo tasto della terza corda, è un La diesis ed è questa la nota quinta eccedente. E con il nostro mignolino premiamo il terzo tasto della seconda corda che è un Re. Quindi cominciando a suonare dalla quarta corda verso il basso, abbiamo il nostro accordo di Re quinta eccedente. L'accordo di Re è formato da Re Fa diesis La, che è questo. La quinta nota è il La. La quinta nota della scala di Re abbiamo questo La. Quindi Re, Mi, Fa, Sol, La, eccolo qui. Questo La diventa La diesis, quindi una quinta eccedente, un semitono più in alto, più acuto. Ecco, ora da questa posizione che abbiamo fatto di Re quinta eccedente, se proseguiamo un tasto dopo tasto, semitono dopo semitono, andando verso l'acuto, troviamo altri accordi. Il nome lo dà la quarta corda. Qui abbiamo un Re vuoto, quindi Re quinta eccedente. Se porto questa posizione avanti di un tasto, il tutto avanti di un tasto, il Re quarta corda vuota da 0 tasti passerà al primo tasto, quindi dovrò allungare l'uno, primo dito, sul primo tasto della quarta corda che è un Re diesis. Ed ecco che ottengo il Re diesis quinta eccedente. Se vado il tutto questa posizione avanti di un tasto, l'uno mi corrisponderà al secondo tasto che è un Mi. Le altre, quindi ho trovato un Mi quinta eccedente. Vado avanti ancora di un tasto e quindi l'uno mi corrisponderà al terzo tasto della quarta corda. E quindi Fa, questo è un Fa quinta eccedente. La stessa posizione portata avanti di un tasto dopo tasto, trovo tutti questi accordi tenendo il riferimento della scala cromatica sulla quarta corda e siamo arrivati al terzo tasto della quarta corda che premo con l'uno e ho questo Fa quinta eccedente. Avanti ancora di un tasto il tutto Fa diesis quinta eccedente. Diventerà Sol quinta eccedente. Infatti l'uno mi corrisponde sul quinto tasto della quarta corda che è un Sol. Potrei andare avanti ancora. Bene, detto questo, vediamo un'altra posizione di quinta eccedente. Quinta eccedente. Abbiamo questo accordo formato dalle note La do diesis, Mi diesis, che sulla chitarra corrisponderebbe a un Fa. Dite, ma è un Fa? Sì, ma in questo caso la quinta si chiama Mi, la quinta di questa scala. Se io parto da La,
e conto 5 note, la, si, do, re, mi. Ecco questo mi che si trova sul secondo tasto della quarta corda per fare la maggiore, la do mi, la do diesis mi. Il mi sale di un semitono, quindi di un tasto, e va a finire al terzo tasto, che noi siamo abituati a al fa. Ecco, lo vediamo come fa, ma in questo caso è mi diesis, perché è la quinta che diventa eccedente. Dobbiamo omettere la prima corda, quindi si suonano qua, delle corde interne in questo caso, partendo dalla quinta corda si fa la quinta, la quarta, la terza, la seconda, e la prima non va toccata perché è stonata con questo accordo. Il cantino non c'entra nulla, quindi dobbiamo tener conto, questa cosa importante, di non toccare la prima corda quando si fa questo tipo di posizione di quinta eccedente. Qui il nome lo possiamo tenere come riferimento alla quinta corda vuota, che è un La. Abbiamo detto la quinta eccedente. Se porto avanti questa posizione, avanti tutto di un tasto, troverò altri accordi. Però spieghiamo bene con che dita ho premuto questa posizione. Quindi il La sulla seconda, scusate, sul secondo tasto della terza corda, che è un La. Il terzo dito preme il secondo tasto della seconda corda, che è un do diesis, e il mignolino preme il terzo tasto della quarta corda, che è un mi diesis. In questo caso si chiama mi diesis. Perché ho utilizzato queste dita? Perché devo avere l'uno, il dito 1, quindi il primo dito, libero per poter premere, andando avanti tasto dopo tasto, le note sulla quinta corda, che è quella che dà il nome a tutti questi accordi che troverò. Quindi da La vuoto, dalla quinta corda vuota che dà il nome, poi La quinta eccedente, se porto avanti questa posizione che ho appena illustrato, tutta avanti di un tasto, e aggiungo l'uno sul primo tasto della quinta corda, perché sarà, se è vuoto, La vuoto, se vado avanti con la posizione di un tasto, anche la corda vuota dovrà andare avanti di un tasto, quindi da 0 passerà al primo tasto e darà il nome a questo accordo di La diesis quinta eccedente. A questo punto di tutta questa posizione avanti di un tasto, di un semitono, voi sapete che ogni tasto è un semitono, ecco che ho il dito 1 che corrisponde al secondo tasto della quinta corda, che è un Si, quindi Si quinta eccedente. Tasto ancora, il tutto diventerà Do quinta eccedente, e infatti l'uno mi corrisponde al terzo tasto della quinta corda, che è un Do. Do quinta eccedente. Andiamo avanti ancora. Do diesis quinta eccedente. Avanti ancora di un tasto, il tutto diventerà Re quinta eccedente. Infatti il primo dito mi corrisponde a un Re, al quinto tasto della quinta corda, eccetera eccetera. Si potrebbe andare avanti ancora. Noi il Re quinta eccedente l'avevamo visto già in un'altra posizione, che è questa, quella di prima. Sentite che è lo stesso, gli stessi suoni di quella che ho fatto poco fa. Ecco, come vedete
certe posizioni si possono fare in diversi modi ottenendo gli stessi risultati. Bene, detto questo abbiamo visto anche degli accordi di quinta eccedente in due posizioni che abbiamo potuto portare avanti e trovare tanti altri accordi di quinta eccedente. Buono studio!